personale, poc'anzi lo accennava lui appunto, sono la delegata dello SLAI COBAS e portiamo avanti questa battaglia, lunga battaglia da tantissimi anni. Da circa un anno e mezzo noi siamo stati cancellati con un colpo di spugna dal mondo del lavoro. La regione, nella fattispecie l'assessorata alla famiglia, ha praticamente cancellato la nostra figura, che è una figura essenziale ed importante, che opera appunto con gli studenti disabili delle scuole superiori di Palermo e della provincia, ma è un problema che comunque riguarda tutta la regione. Abbiamo fatto una lunga battaglia da marzo, quando siamo entrati in piena pandemia. Nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà, siamo comunque scesi in piazza, quindi abbiamo anche affrontato la lockdown, la zona rossa, abbiamo cercato appunto di portare avanti quello che era il nostro dissenso, visto quello che avevamo subito, e siamo riusciti a, diciamo, ci hanno buttato fuori alla finestra e noi siamo rientrati nel mondo del lavoro da un'altra finestra. Chiaramente il tutto perché ci siamo sforzati anche in quel periodo di denunciare quello che avevamo subito e il fatto che dovevamo comunque rientrare a lavorare, sia per noi che per i nostri studenti. Oggi possiamo dire, dopo una battaglia che dura appunto nella fattispecie per questo periodo da marzo del 2020 ad oggi, siamo rientrati in battaglia. Proprio la scorsa settimana circa 51 tra i 50 assistenti, insomma, sono rientrati nelle scuole, hanno ripreso a prestare servizio per quei studenti che hanno delle disabilità gravi e gravissime, e per noi questo è stato motivo di gioia e di orgoglio di una battaglia che è legittima, una battaglia che deve comunque continuare in tutte le forme, e soprattutto una battaglia in carne e ossa. Io ci tengo a precisare che in questa lotta siamo scesi in campo un gruppo, diciamo, più specifico di assistenti di Palermo, che siamo circa una sessantina, siamo in tutto a Palermo 150, però diciamo quelli che si sono contraddistinti sono sempre una cinquantina. Di questo gruppo moltissime siamo donne e quindi abbiamo comunque una difficoltà doppia appunto a scendere in piazza, perché dobbiamo sacrificarci ulteriormente, lasciare le famiglie, i figli, ma questo comunque ci fa andare avanti ancora di più, perché in questo modo riusciamo ad affermare quello che è il diritto di donna, di essere donna, e il diritto poi al lavoro. Oggi abbiamo avuto un altro incontro, perché dobbiamo comunque estendere, riuscire a far rientrare tutti gli assistenti nelle scuole. Siamo proprio freschi, stanchissimi, alcuni di noi già sono a casa perché vengono dai paesi, altri devono fare strada, e quindi si sente anche addosso, me lo sento anche addosso io, diciamo, la stanchezza di queste giornate, perché poi avere a che fare con i palazzi del potere, credo che ci sarebbe solo da prendere, perché di questo si tratta, perché io sono stanchissima. Però voglio dire una cosa, si parlava poc'anzi di solidarietà. In questo momento essere solidali fra le lotte di tutti i lavoratori, dei disoccupati, per appunto affermare i propri diritti, è fondamentale. Io devo dire, e questa è una denuncia che faccio a tutti in generale, alcuni di voi li conosco, altri non li conosco, questa solidarietà a volte è venuta a mancare, e credo che la solidarietà è davvero un'arma, perché anche se scendo poi io in piazza in carne e ossa, ma se sento che dietro c'è chi condivide questa lotta, chi la supporta, chi solidarizza, sicuramente a noi ci fortifica e ci rafforza, e questo credo che debba essere reciproco. Noi l'11 scendiamo in piazza e rivendichiamo la stabilizzazione e l'internalizzazione di questo servizio, perché è l'unico mezzo che possa garantire noi lavoratori, ma garantire il diritto degli studenti disabili. Un'altra cosa volevo denunciare a che ci sono, perché noi come sindacato abbiamo lottato per tanti anni, noi come lavoratori ci abbiamo messo veramente tanto, anche il processo, anche la denuncia. Noi ora a ottobre ci dobbiamo presentare davanti al tribunale perché abbiamo rientrato
concentrati a lavorare, quindi avevamo ragione da vendere, però è chiaro che per loro l'arma per distruggerci ulteriormente è quella della denuncia, ma questo non ci spaventa, ne abbiamo parlato poc'anzi, abbiamo detto a alcuni lavoratori, diciamo, ma che dobbiamo fare ora, come dobbiamo proseguire? Andiamo avanti, e se arriverà un'altra denuncia, un'altra ancora, non ci fa paura, questo non ci deve preoccupare, noi siamo legittimati a fare quello che stiamo facendo. È chiaro che quello che mi dà fastidio è leggere a volte o seguire anche TG che parlano di altri sindacati che si sono mossi. La realtà dei fatti parla chiaro, cioè in questo momento noi come sindacato siamo quelli che abbiamo comunque lottato e combattuto fino in fondo per questa situazione, e ci fa rabbia vedere che invece magari vengono fuori altre realtà sindacali che poi non si sono visti in piazza in carne e ossa. Dopodiché ci vediamo giorno 11, ripeto, uniti più che mai, perché secondo me l'unione è quello che veramente ci fortifica e ci rafforza. E io lo dico sempre anche tra di noi, tra noi lavoratori, che cerchiamo sempre di coinvolgere anche gli altri. Cerchiamo di fare uno sforzo in più, perché siamo nel giusto tutti quanti, ognuno per le proprie ragioni. Dopodiché ci vediamo l'11.